di questo sistema, perché noi cercavamo di risolvere la questione con il federalismo. C'era stato promesso dal patto elettorale. Purtroppo, perché alla fine le cose non sono funzionate? Ma il federalismo, sai perché meglio non sono di me funzionate? Che perché il PDL ha mancato le attese. Ma lo si stava facendo. La promessa di realizzare facendo. I decreti attuativi, alla fine è stata una promessa che si è dilungata nel tempo, ma non si è realizzata. E questo è il momento per cui, è il motivo per cui i militanti e i sostenitori della Lega Danilo. Vedono sempre più con ostilità il PDL, perché hanno capito che c'è stata una promessa mancata che ci ha fatto solo perdere tempo. Ma era un tentativo che andava fatto. Ora abbiamo capito che non c'è più possibilità di riformare il paese e bisogna andare all'indipendenza nel nord. Se il nord non va all'indipendenza verrà trascinato nel fango insieme al sud vero, e diventeremo peggio della Grecia. Bisogna, questa è la verità. Bisogna costruire un serio paese federale. Ma è impossibile, ma se non ci siamo federale. Riusciti noi è impossibile. Ma non è vero perché avete fatto demagogia, fa? Avete fatto propaganda. La sinistra? Avete Danilo. Fatto lo propaganda. Lo fa la sinistra il paese federale, bisogna, ma per piacere. Avete fatto lo fa Monti propaganda. Che cancella Danilo. Il ministero delle riforme? No. Monti non ma lo fa perché Monti è un tecnocrate. Monti non lo fa. Tecnocrate con i vostri voti però, politico, non con i nostri voti. Ma non Danilo. Un governo come il vostro basato sulla demagogia, certo. Seriamente federalista. Bisogna ammettere, Danilo, che diciamo gli esponenti della Lega stanno suonando gli spartiti che occorre in qualsiasi occasione, perché voglio dire, fino a 4 mesi fa suonavate uno spartito, oggi suonate un altro spartito. Io credo che nessuno può più credere alle promesse della Lega. Questo è un dato di fatto. Gente, e personalmente credo, sei tu che puoi dire, inorridisco personalmente al termine Padania, sinceramente, in uno stato in cui pazienza, la profonda crisi la si può vivere, diciamo così, in una prospettiva di speranza solo se diventiamo più europei. E piuttosto che rivendicare sovranità italiana dovremmo cedere quote di sovranità all'Europa e diventare più europeisti. È l'unico modo, secondo me, certo. Per poter diventare un paese civile, competitivo in una competizione globale. Diversamente conteremo i mercati da Brera a Monza a quant'altro. Pubblicità.